il microfono? Da subito? Sì, vorrei riparlo, perché se devo lasciare soli con i vostri pensieri, quindi faccio il mio tempo. Quindi, grazie. Allora, andiamo. Ecco, grazie, buonasera, grazie. Io proverò a fare un esperimento qui con voi, ma certo di vedere, ma perché non te li fai a casa, questo esperimento, poi vieni, ci dai una forma più o meno che ci possa dare qualcosa, perché a casa non lo posso fare, visto che se non c'è insomma qualcuno per cui farlo, mi impigrisco e non faccio il minimo sforzo, quindi non trovo posizione. Questo che non trovo posizione è il mio spirito critico, che cercherò di tenere attivo allo stesso tempo che vorrei provare a mischiarlo insieme a voi, grazie alla vostra pazienza e stanza, con due testi, uno di tipo 12 anni fa, che non trova luogo, e forse ci sarà un motivo, è chiaro, perché non ha trovato mai posto in altri spettacoli, uno di qualche mese fa, di un mese e mezzo fa, insomma, questa cosa. E, perché? Ma vediamo, cioè, ha senso, non so. Mia mamma, anche da altri, ma no, ma dalla scherzo, sì, tu no, lo so, è un problema, è sempre stato, non è che, no, non so più, non so che giorno sia, ecco, che giorno dovrebbe essere, ma credo effettivamente, insomma, di stare vivendo la riunione del 30 ottobre, doveva cominciare alle 4, ma alle 3 quando arrivo è già in atto nel radio, mi dicono che è tecnica, io non sapevo che ci sarebbe stata, informazione di catene mediche, che oramai scandisce le mie giornate tanto invadente quanto inefficiente, insomma, mi stupisco a scoprirmi contenta di essere arrivata gradualmente in anticipo, sto scomoda, fa freddo, non trovo lo stato giusto, la condizione giusta, però è la sindrome da presenzialismo che mi porta qui e mi portava alla riunione del 30 ottobre, cioè quando non ci sei non esisti nel collettivo, quindi malgrado tutto, malgrado l'impreparazione psichici, ecco, insomma, vedi un po', io me lo chiedo spesso se sono viva, forse se lo chiedono tutti, no, tutti, uno lo sa, una parte di sé lo sa, poi c'è quell'altra parte che si fa delle domande, no, si risponde anche, ecco, però tutti gli effetti, considerato il riflesso dei vetri che vedo quando passo dentro casa, ci sono, ci sei, insomma, sto lì, in modo che quando qualcuno torna o non torna, o anche mai, mai chi può dirlo, non lo so, sento in uno spettacolo degli artefatti, insomma, forse hai fatto bene andartene, forse hai fatto bene andartene, tanto rimanere, a che serve rimanere e perché, per chi non lo possiamo proprio chiedere, chi c'è che valga la pena, non lo so, comunque ragazzi, almeno qui, insomma, gran fortuna la tua, ecco, nel mezzo dell'atrio c'è un tavolone quadrato ed è stato allestito al centro di questo spazio bianco di un cento, per me forse anche 200 metri quadri, in fondo non so, ci vado da anni, ci ho anche lavorato, ma la metratura reale dello spazio in questo, non la so, io non so misurare col corpo, no, questa proiezione di me nello spazio, mi fa un effetto di grande, e grande per me è oltre il centinaio, e non trovo la riga, non trovo più dove stavo, da quest'altra parte, dovrei stare un po' zitta. Da quale persona, seppur molto amata, sopporteremo una simile povertà di conversazione? Questo teatro di una sola idea si muove al di sotto della lalazione. Andiamo avanti. Insomma, uno spacero, ecco, soprattutto i biscotti, non li trovo più, marea di briciole, prigioniere d'eserciti di formiche rotte. Esatto, Henry, quelle che pungono. Chi è Henry adesso, improvvisamente questo personaggio inglese che arriva dal trontesto italiano? Perché anch'io ho subito la tentazione dell'inglese? Boh, siamo una trentina a dividerci lo spazio, certo, seduti a tavola, altri in piedi, altri ancora come caduti in seconda fila, stop.
stanno adagiati nei vari divanetti che senza logica né prosenica comprensibile sembrano essere stati buttati lì, oggetti rossi e bianco, buttati lì da creature casuali con fisicità e abitudini molto, molto, molto diverse da noi, gli umani, quasi, perché io così sono un nano con la pancia, vabbè. Insomma, perché da questo lato perdo il filo? Perché è un testo lento, sì, lo so che non ti piace che ti chiamo Henry, però io lo so, fa meno casalingo, capito? Se io ti chiamo Enrico, attivo subito la parte in carrettiera, ma Henry, sono straniero, e ti chiede qualcosa, sento un po' più di slancio, posso, no, tra me e te c'è uno spazio, un altro. Certi no, le parole che scrivono sui quaderni per la maggior parte non serviranno a niente, non servono mai gli appunti, dai, li prendi. Quando li riguardi gli appunti, io non ho mai riguardato all'epoca, all'università, adesso però continuo a andare con fogli e quaderni, no, perché lo so che non serve a niente, ma pur sapendo non posso impedirmi di scrivere, annoto perché mi permette di scaricare quell'ansia da inutilità che ogni confronto assembleistico mi scatena, no? Sento che si tratta di fare bene, tipo voi, ascoltate, magari se avete un quadernetto pure voi adesso sarete via a scaricare ansia con questa che parla, voi tutti i dritti, ascoltare non è sempre riconducibile a un fare, dipende, ecco, via. Invece col fatto di chiamarti Henry all'inglese, che poi insomma io sono tutta una famiglia francese, avrei dovuto chiamarti Henry, invece no, siccome ho letto Beckett a quell'epoca, giorni felici, no? Allora ha detto fammi parlare con marito inglese, bravo, complimenti, insomma. E segui, perché non è che è una cosa semplice essere chiara, soprattutto per me, questo, soprattutto oggi, ma anche ieri, non è, insomma, non so cos'è esattamente, ma sento che succederà qualcosa e questo non è mai stato un buon segno. Vero, ci si guarda. Silenziosi e rumorosi. No. Non mi è chiaro se è falso parlare o falso silenzio. Qualcosa che comunque è la natura secondaria di riempitivo dell'attesa. Siamo tutti lì, aspettiamo che succeda qualcosa che non succede. L'attesa che si finge a sua volta di non star riempendo. Questi sono quelli che stanno intorno al tavolo nel labbro di prima, tanto per ritracciare il filo a questa sternatezza che vi sto così esponendo, no? E quando finalmente, eccolo, arriva chi si aspettava. È munito di scorta di impiegati di Stato e grosso libro di almanacco pomodoro sotto il braccio. Chi è? Chi è? Qualcuno lo sa, lo so. A mia sorpresa più continuano come se nulla. Ecco, questo è strano, no? Noi stiamo tutti lì intorno al tavolo ad aspettare che arrivi qualcuno che ci ha convocati per una riunione, ma quando arriva facciamo tutti finta che non fosse arrivato. Perché? Meandri da me. Perché? Insomma, si fonde in giro anche la distrazione, no? E ti capisco che abbiamo strategia inconscia ma collettiva. E qui a questo mi chiedo, sapendo come ho saputo e so tuttora sapere che già un individuo ha le sue notevoli difficoltà rispetto, può un collettivo essere conscio? Tipo voi. Una coscienza comunque ci sarà, ma insomma, strategia negazionale della percezione dell'altro, no? Di cui ignoro il fine, ma che comunque vedo attuarsi per un tempo al di sopra della soglia di credibilità. Un tempo dilatato che nella mia percezione imbarazzata è diventato eterno. Stiamo fingendo di non averlo visto, di non stare lì ad aspettare. Perché? Ma perché? Ma io non lo so. Qual è il motivo? Non so cos'è esattamente, ma sento che succederà qualcosa. E se ti dico che ho perso anche i numeri, insomma quasi tutti, no? Quelli che mi rimanevano fino a ieri, quello che si chiama quello più 10, sono fino a lì ci arrivo, ero in ottimi rapporti, non mi ricordo un inizio, un cominciare, poi un infinito, un non essere numero, lo vedi? Siccome le cose non mi vengono, mi esprimo per metafora, questo capita a tanti, quelli che tutti dicono, ma che stai dicendo? Qualcosa di giusto, qualcosa di profondo? Può essere, però non l'ho capito, comunque va, non si fa capire, non vuole essere capito, si ostina a non farti capire. Soffro un po' stasera, che non fa neanche da sola. All'articolazione. Se poi non mi dà scampo, eh. No, no,
quello che passa se ne va, ma quello umido che entra, tutto lo stato di umidità. Io ero lì in cucina che facevo piatto di patate, no? Quello con l'uovo sodo e l'uva passa, quello alla siciliana, pesante, però qua però, lo fai per le feste, al momento devi girarlo, sai, perché non ti attacchi, c'è quella cosa tipo frittatona ma molto più pesante che tenerlo con una mano sola non è proprio facilissimo. Nel mezzo della girata mi sono bloccata di colpo, ho sentito tipo una leggerezza nelle mani, un botto attutito, piedi caldissimi. Io ho cattiva circolazione, quindi sono più perfetto. Si è accicato sulle mie scarpe. Ecco, il problema è che quando ho rialzato lo sguardo, no? Non sapevo più. Nessuna idea, ecco. Sapevo di essere, ma non sapere cosa, no? Questo no, e che giorno era, né che via, vita, la mia pensavo di poter essere la mia, ci sono io qui, no? Però io no, non l'ho voluta così. Non l'ho chiesto, ma chi me l'ha dato? Non me la sono mai immaginata così, ferma, né niente, no? Comunque. L'esperimento non è riuscitissimo, però insomma con un po' di lavoro forse. E perché faccio questa cosa? Non è per forma di sadismo, non è riuscito, anche perché io sono pessima attrice, magari con un bravo attore. L'idea secondo me è quella che, secondo me no, l'idea che mi abita è di cercare di fare per il prossimo lavoro uno spettacolo in cui, mentre faccio sgombro, così accelero, se parlo me ne vado, in cui i vari, varissimi, diversi livelli di pensiero riescono a essere manifesti. Perché non lo so, però mi ossessiona l'idea di cercare una radiografia della mente, ecco, e usciranno i nostri ricordi. Grazie.